ripetiamo. Parla del tuo programma. Certo, certo. Vivibilità urbana, turismo, cultura. Perché qual è stata la tua... cosa avete fatto voi? Gli ipogei chiusi, parli di cultura. Tu parli di cultura con gli ipogei chiusi a Taranto. Ecco, no, tu apri gli ipogei. Certo. Voi siete stati... sindaco, tu? Certo che li aprirò. Quello che è giusto fare. Il problema è che voi in 4 anni e mezzo non l'avete fatto. Avete tenuto gli ipogei chiusi. Ma cosa stai dicendo? Vogliamo andarli a vedere gli ipogei? Ma non dire sciocchezze. Allora sono aperti gli ipogei. Sono aperti. Tu è il tuo amico. Rispondi. Chi è questo amico? Tu è il tuo amico che è con te. Quale? Nome e cognome. Basando, come si chiama? Vanni Ninni. Dite delle sciocchezze. E quali sarebbero le città che riguardano la città? Gli ipogei sono chiusi? C'è tanto da dire. Rispondi. Sono aperti o sono chiusi? Luigi. Rispondimi, per cortesia. Gli ipogei sono aperti o sono chiusi? La tua campagna elettorale. Vedete, non risponde. Marti non risponde. Sono aperti o sono chiusi gli ipogei? Luigi, vedi che sulla comunicazione, se vuoi, quando ci sediamo, ti insegno un po' di Marti, cose. Può darsi, può darsi. No, intanto sono anni che mi occupo di sì, ma evidentemente con risultati molto scarsi. Con le domande. Violenza allora, verbale, io ti sto facendo una domanda. Mi dici perché gli ipogei... i tuoi programmi. Te l'ho detto, turismo, programmi. Cultura, valorizzazione delle risorse naturali, sfruttamento della risorsa mare, archeologia, cultura, cosa vuoi più? Vengo da te a dirti delle cose. Puoi dirlo? No, non ti sto attaccando. Non mi interessa, io faccio le mie campagne. E vabbè, mi spieghi perché gli ipogei sono chiusi? È stanca. Mi spieghi perché gli ipogei sono chiusi? Di urlare.